Sgominati i due poli dello spaccio di droga ad Arezzo, due operazioni dei carabinieri hanno coinvolto la zona del polo universitario Retino e di Ponte alla Chiassa. Nel piano del campus del Pionte, nei pressi dei giardini di Campo di Marte, la droga veniva nascosta nei tronchi degli alberi o sottoterra, mentre delle vedette verificavano che non vi fosse la presenza di forze dell'ordine. Quindi sono state arrestate 9 soggetti di nazionalità extracomunitaria, tunisini, marocchini e un cittadino del Togo, che era rifornitore che si trovava a Castel Volturno, nel Casertano. A Ponte alla Chiassa invece una coppia di incensurati aveva avviato una vera e propria attività di deposito, confezionamento e vendita di sostanze stupefacenti. Resta ancora da capire da dove arrivasse la droga. Abbiamo scoperto 2 albanesi, sono stati arrestati in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio e sono stati trovati in possesso di 100 grammi di cocaina, 50 grammi di hashish. Nel contesto operativo sono stati sequestrati anche 7.000 euro in contanti, che sono il provento dell'attività di spaccio.